commissione sono dei baschi, questo è quello che dicevo a nome del Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale, e il Movimento 5 Stelle fa quello che dice. Avevamo promesso a tutti i nostri attivisti, alla nostra base, a tutti i nostri elettori, che avremmo istituito questa commissione di inchiesta, e oggi siamo qua ad annunciarvi che è istituita la commissione di inchiesta sulla Monte dei Paschi e sugli intrecci societari tra Monte dei Paschi e Regione Toscana. Per la prima volta il Consiglio regionale toscano, attraverso questo strumento della commissione di inchiesta, potrà fare luce su questa nefandezza che è successa con delle cose ben chiare e chiarite anche dalla Procura. L'articolo 61 del regolamento regionale prevede che con un quinto dei firmatari, dei consiglieri, si può istituire una commissione di inchiesta. Noi abbiamo raccolto queste firme e diciamo come Movimento 5 Stelle è il promotore di questa commissione, abbiamo ottenuto l'appoggio di tutte le forze di opposizione che insieme a noi hanno firmato per l'istituzione di questa commissione di inchiesta, tranne il PD. Perché è molto importante avere questo strumento in regione? Innanzitutto perché ce lo chiedono i territori, ce lo chiedono gli elettori, ce lo chiedono gli azionisti e ce lo chiedono anche i lavoratori della stessa Monte dei Paschi, che avvertono un sempre più futuro incerto che li aspetta. Noi abbiamo bisogno di indagare anche sugli intrecci societari della Monte dei Paschi e Regione Toscana, ci facciamo portavoce anche delle criticità che ha fatto emergere la Corte dei Conti nell'ultima relazione annuale. Ricordiamo che la Regione ha perdite per più di 5 milioni di euro nelle sue partecipate e più della metà sono dovute a Fidi Toscana, che è una partecipata con quote detenute per il 49,53% dalla Regione Toscana, che è socio con la Monte dei Paschi. Dobbiamo indagare anche alcuni derivati che vengono contrattualizzati, che sono stati contrattualizzati con la Regione Toscana, guarda caso con la Monte dei Paschi, che ogni anno arrecano alle casse pubbliche perdite per circa 13 milioni di euro. Questi sono strumenti che indiscutibilmente stanno apportando delle perdite di soldi pubblici. Ricordo che un terzo dei prestiti, del totale dei prestiti regionali è fatto a tasso variabile con collegati strumenti derivati stipulati dalla maggior parte con la banca Monte dei Paschi. Con me oggi, e sono molto onorato della loro presenza, vi ringrazio per essere qua, abbiamo i due nostri parlamentari, Carlo Sevilla e Carlo Martelli del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Falaschi, che è un esperto di questa materia bancaria. Ovviamente insieme a me ci sono gli altri consiglieri, Gabriele Bianchi, Quartini, e abbiamo anche due portavoce consiglieri comunali, Pinassi e Olici. E diciamo, passo subito la parola a loro, perché per il poco tempo che abbiamo merita ascoltare i contributi di ciascuno di loro. Allora passerei subito la parola a Carlo Sevilla, che ringrazio per essere qua.